motivo per il programma, perché sono giornate, diciamo, di feste, meno male che sia così, quindi c'è una certa vivacità nella nostra comunità, per cui tra recite delle scuole dell'infanzia e altre manifestazioni cerco un po' di essere presente con piacere ovunque, quindi cerco di dividere il mio tempo. Io voglio ringraziare veramente, non tanto, non solo per l'invito, ma soprattutto per il tema che state trattando, purtroppo di drammatica attualità, questo lo si diceva poc'anzi. Il dato vero è che di questi incontri se ne devono organizzare sempre di più, perché vedete, io ieri ho partecipato ad una trasmissione televisiva di emittente locale, si parlava di tutela dell'ambiente nella Valle del Sabato. La conclusione a cui siamo giunti dopo la discussione è stata la seguente: oggi in materia di tutela ambientale c'è finalmente una coscienza in questo senso di dover tutelare l'ambiente, però mancano le risorse finanziarie per risolvere un po' di problemi, perché le risalmenti, le bonifiche hanno dei costi. Rispetto a questa problematica invece, credo che il problema sia tutto culturale, ed essendo un problema tutto culturale c'è bisogno di divulgare, di comunicare, di far conoscere queste storie, questo è il dato fondamentale. Allora, dobbiamo chiaramente partire anche in questo caso dalle nuove generazioni, e quindi la scuola deve essere fondamentale sotto questo profilo. Il legislatore ha fatto tanto e sta facendo tanto, diamo anche atto alla politica che in effetti rispetto a questo problema sta cercando di porre un rimedio. Chiaramente però la politica agisce sugli effetti, quindi la legge sul mio stalking, questione degli allontanamenti familiari, l'istituzione della giornata internazionale, la lotta contro la violenza sulle donne, sono tutti momenti importanti, però evidentemente poi al di là delle leggi ciò che è fondamentale è la cultura di ognuno di noi. Dico che negli ultimi anni veramente assistiamo ad un regresso molto pericoloso. Io ricordo sempre come parabola, come esempio di riconoscimento del valore della donna, il conferimento del diritto al voto, e stiamo parlando addirittura negli anni 40 del 47. Ritrovarci oggi, dopo che degli uomini, dei maschi all'epoca hanno conferito questo diritto, nello stato di barbarie in cui ci troviamo, ed è qui insomma la riflessione va fatta sul regresso culturale che purtroppo si è compiuto. Grazie.